tutti ragazzi, sono Alessandro, bentrovati sul mio canale. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi e selezionate la campanella, e se il video vi piace mettete anche il like. E per quanto riguarda il video di oggi, andiamo a sostituire l'olio motore nel Fiat Ducato del 96, motore 230, dove diciamo viene utilizzato in questo caso. Questa macchina monta il filtro a doppia filtrazione, lo vediamo perché la dimensione è molto più grande del filtro normale, è un po' più largo. E questo modello, il 230, può montare sia il filtro singolo, singola filtrazione o doppia filtrazione. In questo caso utilizzeremo questo qua. L'olio motore invece ho scelto un 1040. Ora andremo insieme a fare la sostituzione dell'olio, quindi scaricheremo il vecchio olio e metteremo il nuovo filtro e faremo tutta la procedura insieme. Allora, per scaricare l'olio userò questa ghirba, questo contenitore che ho appositamente bucato e piegato, come vedete, per fare in modo di facilitare l'ingresso dell'olio e non prendere molto spazio in orizzontale. Quindi è bastata prendere una ghirba da 10 litri, fare un foro al centro, schiacciarla in modo da dargli una forma, diciamo, abbastanza inclinata, con cui l'olio può defluire all'interno. Ora la metteremo sotto al camper e inizieremo la procedura. Allora, iniziamo con avvicinare comunque il contenitore, poi dovremmo, con la chiave apposita, che è una chiave quadrata, svitare questo bullone qua. Questo è un bullone a testa quadra, non so se si riesce a vedere bene, eccolo qua. Questo va svitato e va solo posizionata la ghirba sotto nell'attesa di svuotare praticamente tutto l'olio. Fatto questo, basterà rimuovere il filtro, in questo caso ce l'abbiamo subito prima, quindi è comodissimo, è rallentato con una chiave apposita e fatto svuotare anche quello, poi rimontato tutto e reinserito l'olio. Poi oggi sono anche in compagnia, come potete vedere. Cominciamo subito, prendiamo la nostra chiave, andiamo a svitare il bullone a motore freddo, perché il metallo non è dilatato e si allenta meglio, solamente proprio una allentatina. Poi consiglio di accendere il motore qualche minuto in modo che l'olio caldo sia più fluido e scende meglio. Iniziamo. Artlist.io. Music licensing. Ok, siamo in cabina, accendiamo per pochi minuti. Solamente scaldare poco l'olio in modo che scenda più fluido. Nel frattempo ci spostiamo nel cofano, apriamo il cofano. Ora, appena il motore sarà più caldo, apriremo il tappo dell'olio anche superiore per far defluire meglio l'olio, quindi entrare e esce olio più facilmente, l'olio uscirà, a maggior ragione che magari ora è caldo, quindi magari non fate la cosa inversa, quindi non accendete non fate scaldare il motore prima di togliere il tappo, perché sennò potrebbe essere un problema, in quanto il metallo si dilata
e il tappo viene via con più difficoltà a motore lento. Sempre meglio svitarlo a motore freddo, qualsiasi tipo di bullone. Ok, abbiamo spento il motore, l'olio è abbastanza caldo, quindi andremo ad aprire il tappo dell'olio. A questo punto andiamo sotto e scarichiamo l'olio. Prepariamo la nostra ghirba più o meno al centro, con il foro che più o meno dà verso il centro, in modo che possa defluire l'olio. Apriamo e facciamo scolare. Siccome il foro è piccolo, aiuteremo un pochino la ghirba a ricevere l'olio. Diciamo che questa ghirba l'avevo fatta per la moto, quindi il buco è molto piccolo. Ok, aspettiamo che scola e puliamo tutto il sozzume che è scappato fuori. Artlist.io. Ora, una volta che l'olio ha scolato per bene, useremo questo attrezzo, che serve per smontare i filtri, e sostituiremo il filtro dell'olio. Ok, procediamo, togliamo l'inserto quadrato e mettiamo il nostro smontafiltro. Basta spingere un po'. Ok, basta solo allentarlo, poi dopo, una volta finito di scolare l'olio, lavoreremo sul filtro anche svitandolo a mano. Aspettiamo che finisce di scolare 10 minuti e poi togliamo il filtro. Finiamo di svitare il filtro. Dietro ho messo un altro contenitore più piccolo. Aspettiamo che si svuota. Ok, togliamo anche il filtro in modo che prenda aria, l'olio scende più velocemente. Ok, prendiamo il nostro filtro. Andiamo ad installarlo. E una cosa importante è bagnare questa parte qua con l'olio vecchio, perché questa è una gomma che quando lo inserite serve per fare chiusura, ma basta bagnarlo con un dito col vecchio olio e renderla, diciamo, scorrevole, in modo che non si aggrappi troppo e si faccia sulla gomma invece che andare ad accostare. Andiamo e installiamo il filtro. Basterà inserirlo sull'impanatura, avvitarlo e stringerlo a mano, mi raccomando, che se no non lo tirate via più. Stretta a mano, una bella stretta, ma poi lì rimane.
se no poi se lo stringete troppo non viene via più. Ora andiamo a rimettere il nostro tappo con la rondella nuova. Andrebbe stretto con la dinamometrica, ma ora non ce l'ho appresso, quindi una serrata non troppo energica, tanto c'è la guarnizione. Io in questo caso non è in rame, è in alluminio, è ancora più morbida, quindi posso stringere ancora meno. Un'altra cosa che dobbiamo fare è pulire bene la parte sotto per vedere che poi non ci sia nessuna goccia, per vedere se perde, ma non dovrebbe perdere, quindi una bella pulita, asciugata, non dovrà esserci nulla, in modo che noi ci accorgiamo subito se dovesse esserci una gocciolina. Procediamo con l'inserimento dell'olio, armiamoci di un imbuto perché è un pochino scomodo in questo caso con il nostro mezzo. Mettete pure un pezzo di straccio prima nel caso in cui non ci prendiate bene. Apriamo l'olio e mettiamo giù i primi 5 litri. Iniziamo a versare. Prima di mettere l'ultimo chilo andiamo a verificare con la cannuccia, con il livello, che stia a posto. Poi va acceso e in modo che si riempia il filtro dell'olio, dopodiché dovremmo essere a misura. Appena spento il motore andiamo a vedere, vedete la differenza, già vedrete tra prima e dopo il colore dell'olio. Andiamo a misurare, infatti come vedete ora segna sotto al minimo. Andiamo ad aggiungere, eccoci qua, siamo tra il minimo e il massimo. Aggiungerò dopo un altro pochino d'olio in modo da arrivare al valore giusto. Un'altra cosa importante da fare è poi l'olio esausto, quindi quello che è stato tolto, andarlo a rimettere nelle scatole originali e portarlo poi diciamo allo smaltimento precalcolato, quindi dove smaltiscono gli oli esausti. Questo è importantissimo per evitare di spargerli ovunque. Artlist.io. Il filtro aria e il filtro gasolio andrebbero fatti non oltre 15.000 km. Io, siccome li avevo fatti precedentemente, non li ho fatti, quindi ho tardato un po' a fare l'olio e il resto ancora c'è strada. Quindi ricordatevi che perlomeno per questa macchina è consigliato 15.000 km, olio, filtro gasolio e filtro aria.
Io per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ricordate di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto mettetelo uguale, a me mi fa piacere. E poi nei commenti potete esprimere i vostri pareri. Buon proseguimento e alla prossima!